Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, qui nella verandina, accanto alla cella numero 1. Oggi per raccontarvi la storia di Maria, che ci ha scritto a questo indirizzo di posta elettronica che vedete in sovraimpressione, dove in tanti condividete la vostra storia. Ecco, Maria, una donna che comunque preferisce mantenere l'anonimato, racconta con emozione come Padre Pio è entrato nella sua vita e l'ha sostenuta nei momenti più difficili. La sua storia inizia quando compie 18 anni. Su consiglio della mamma, Maria lascia un mazzo di fiori in una piccola piazzetta del suo paese, ai piedi della statua di Padre Pio. Da quel gesto nasce un legame profondo con Padre Pio, che sente vicino in ogni tappa della sua vita. Sin da giovane soffre di disturbi alimentari, una malattia che le procura grande sofferenza per molti anni. Cerca aiuto da un neuropsichiatra che le prescrive una cura farmacologica, ma il problema persiste. Nonostante gli sforzi, la guarigione sembra impossibile. Terminati gli studi, si trasferisce al nord per lavoro, ma il legame con Padre Pio non si spezza. In ogni città, proprio in cui vive, cerca un lavoro dove poter pregare, chiede un aiuto proprio al santo di Pietrelcina. E le scrive: «Volevo guarire, ma era difficile, non ci riuscivo». Con tanti sensi di colpa, angoscia, ricorda, ma una notte accade qualcosa di straordinario, sogna Padre Pio. Nel sogno il santo le dice che la libererà da questo tormento che l'affligge. Da quel momento incredibilmente Maria guarisce. «Non ho più avuto episodi di bulimia», racconta, «per me è stato un vero miracolo». Il sostegno di Padre Pio però non si ferma qui. L'anno scorso Maria e la sua famiglia affrontano un momento difficile. Suo figlio a 3 anni ancora non parla. Iniziano un percorso di valutazione in ospedale, ma le preoccupazioni e soprattutto l'angoscia la tormentano. Maria prega con fervore, chiedendo a Padre Pio di guidarla. «Volevo che mi facesse capire quale fosse la strada da seguire», ricorda. E mentre cerca una soluzione, si imbatte per caso in un'intervista di un noto psichiatra, un luminare nel campo, e decide così di comprare il suo libro. Incredibilmente riesce a contattarlo, organizza una visita. «Non credevo che ce l'avrei fatta», confessa. Durante la visita il medico rassicura la famiglia: il bambino non ha nulla di grave, solo un piccolo ritardo moderato con il linguaggio che lui supererà. Dopo l'incontro si sente sollevata. Poco dopo, in un bar, la foto di Padre Pio appesa alla parete dietro il bancone. Per lei è un segno di questa vicinanza continua, di questo riscontro continuo. «Padre Pio mi ha dato la forza di non arrendermi», lei ci scrive con convinzione. La sua famiglia e Maria, alcuni mesi dopo, riescono finalmente a fare questo pellegrinaggio tanto auspicato a San Giovanni Rotondo, nella chiesa antica. Una grande emozione per lei: «Mi sentivo come se fosse Padre Pio con me nel confessionale ad aspettarmi». Esce da quel luogo con una nuova serenità, una nuova speranza. Suo figlio, dopo quel pellegrinaggio, inizia a parlare, fa dei progressi. Quando la maestra lo rivede, rimane colpita da questo cambiamento. Maria sorride al ricordo di quel momento e scrive: «La maestra ci ha chiesto scherzando: ma dove siete stati, a Lourdes?» Beh, per Maria è chiaro che Padre Pio ha ascoltato le sue preghiere. «Lo ringrazierò per sempre per quello che ha fatto e sta facendo per mio figlio e per tutte le volte che mi ha aiutato».